Benvenuti, buongiorno. Vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo Semplificare e digitalizzare in materia ambientale possibile l'esperienza della regione Friuli Venezia Giulia. Vi chiedo intanto un feedback riguardo l'audio, vi chiedo appunto se mi sentite bene. Io sono Norina D'Agostini del Forma SPA e vi darò un supporto durante questo webinar. E mi arrivano intanto i feedback, perfetto, grazie, grazie mille. Allora, io farò, prima di lasciare naturalmente la parola alle relatrici di stamattina, una brevissima introduzione. Allora, come vi dicevo, il titolo dell'incontro di oggi è Semplificare e digitalizzare in materia ambientale possibile l'esperienza della regione Friuli Venezia Giulia. Questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto, insieme al progetto Delivery Unit, rientra nei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato mandato appunto al Formez PA di attuare e realizzare il progetto. Qui vedete quelle che sono state le attività di formazione tra webinar e seminari che sono stati appunto, che sono state realizzate nel corso nell'ambito del progetto. Vi do qualche numero: sono state realizzate 120 attività di formazione tra seminari e webinar, che hanno visto la partecipazione di oltre 28.000 partecipanti e oltre 2.000 amministrazioni. In questa slide possiamo leggere quelli che sono stati nei mesi di novembre e dicembre i temi per i webinar e i focus dei centri di competenza che ne hanno curato la progettazione, la programmazione e la realizzazione. Questi temi sono stati, leggiamoli velocemente insieme, il procedimento unico all'interno dello sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa, norme regionali di semplificazione. Andiamo avanti, nella slide successiva vediamo quelli che invece sono i temi previsti nell'ambito dei webinar in programma. Anche questi li leggiamo velocemente insieme. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e la sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Qui vediamo i centri di competenza coinvolti, o meglio le regioni naturalmente che hanno attivato i centri di competenza e sono il Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. Nella slide proiettata vediamo come il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e di come i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Qui vediamo quelli che sono stati i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. E li vediamo anche questi velocemente insieme: analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche.
Dunque, i centri di competenza si sono rivelati degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono anche riconosciuti proprio in ambito di programmazione. Questa proiettata invece è la pagina di eventi PA dove potete trovare chiaramente tutte le attività di formazione che sono state realizzate proprio nell'ambito del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, mentre qui veniamo proprio nel dettaglio appunto dell'incontro di oggi. Dopo questa mia introduzione lascerò la parola alle relatrici di stamattina, che sono la dottoressa Monica Feletij, la dottoressa Giovanna Russolo e la dottoressa Francesca Goia. Ci sarà poi uno spazio a partire dalle 11:10 circa, uno spazio dedicato appunto alle risposte, alle domande che vorrete porre in chat. E alle 11:30 chiaramente, come da programma, è prevista la chiusura dell'incontro. Qui vediamo il dettaglio degli interventi delle relatrici, semplificare e digitalizzare, scusate, la slide è andata un po' avanti, ecco qui, semplificare e digitalizzare con l'analisi dei processi, un metodo win-win, buone pratiche di semplificazione e digitalizzazione dei processi ambientali, gli aspetti normativi, i gruppi di lavoro, la coprogettazione, buone pratiche di semplificazione e digitalizzazione dei processi ambientali, gli aspetti procedurali, il monitoraggio e la correzione. Come vi dicevo, potete fare domande alle relatrici utilizzando la chat, che potete utilizzare anche per segnalarci eventuali problemi di audio o di video. E vi ricordo che appunto questo evento sarà registrato e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione sul sito di Eventi PA sulla pagina dedicata all'evento stesso. Per quanto riguarda invece gli attestati di iscrizione, vi ricordo che questi vengono rilasciati a quanti seguono almeno il 20% della durata del webinar e saranno messi a disposizione nei prossimi giorni e potrete scaricarli autonomamente sempre dal sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. A questo punto, non mi resta che augurarvi buon lavoro, lascio la parola, buon webinar, lascio la parola alla prima relatrice, che è la dottoressa, Monica Feletij, e provvedo appunto a proiettare le slide. Prego, dottoressa, se può accendere, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie. In attesa delle slide un cordiale saluto e un ringraziamento particolare al Formez per il sostegno che ha sempre dato ai centri di competenza regionali per la semplificazione e anche per questi bellissimi appuntamenti che ci permettono, questa sorta di arene virtuali, che ci permettono di scambiare e socializzare buone pratiche ed esperienze nate nei nostri territori. Le mie colleghe vi racconteranno benissimo come abbiamo potuto semplificare e digitalizzare all'interno dell'autorizzazione unica ambientale una procedura autorizzativa ambientale non prevista dal DPR 59-2013, cioè dalla norma statale di riferimento. Ma io, che precedo la loro narrazione, ho il compito di raccontarvi il metodo che noi chiamiamo win-win, cioè un metodo vincente in cui vinciamo tutti, che utilizziamo in maniera sistemica per costruire una buona pratica di semplificazione e digitalizzazione. Quindi con molto piacere ve lo andrò ad illustrare. La transizione digitale, perché da qui dobbiamo partire, visto che parliamo di semplificazione e digitalizzazione di procedure amministrative, la transizione digitale è un processo complicato, ormai insomma lo abbiamo capito, è così complesso, essendo un fenomeno, un processo sociotecnico, che si tenta infruttuosamente da un sacco di anni di poterlo realizzare. Parliamo naturalmente di transizione digitale della pubblica amministrazione. Quali sono i problemi che fin qui hanno impedito di portare a termine la transizione digitale dei processi della PA? Ma fondamentalmente, i problemi sono tanti, ma fondamentalmente quelli su cui noi ci soffermiamo e ai quali cerchiamo di mettere rimedio sono problemi di tipo culturale. E io ne ho identificati sostanzialmente tre.
L'incapacità di rivedere i processi della pubblica amministrazione prima di tentare di digitalizzarli. Ma questo perché è un problema culturale? Perché non ci viene insegnato che cosa sono i processi? Quando noi studiamo e veniamo assunti nella pubblica amministrazione, non veniamo addestrati a comprendere che processi e procedimenti sono cose diverse. Quindi ci focalizziamo sul procedimento amministrativo e non facciamo altro che informatizzare il procedimento amministrativo con tutte le sue complessità e magari inutili e farraginose procedure. Quindi questo è un grosso problema, informatizziamo e non digitalizziamo. Il secondo problema, sempre di tipo culturale, storico anche questo, è l'incapacità di lavorare in team collaborativi. Noi siamo sostanzialmente degli individualisti, un po' anche come popolazione. Pensate solo al fatto che abbiamo così tante microimprese, piccole imprese. Ci piace correre da soli e questo è sbagliato. Non possiamo più permettercelo, soprattutto in una società complessa come quella in cui viviamo ed operiamo e in cui i cittadini si aspettano la resa di servizi, l'erogazione di servizi di qualità, veloci e con alto livello di efficienza e di efficacia. Quindi servono team collaborativi. Terzo aspetto, ostacolo culturale alla transizione digitale che vi propongo è pensare che la digitalizzazione sia un problema per informatici. Non è così, eppure quelli come me, cioè le persone che hanno competenze amministrative e giuridiche, purtroppo cadono in questo tranello. Noi pensiamo di rimettere tutto il problema agli informatici. È sbagliato. Bisogna invece lavorare con i team collaborativi all'interno del quale staranno anche gli informatici. Ecco, diciamo che il problema quindi è culturale, riassumendo, perché non siamo abituati a pensare in termini di progettazione e quindi di reingegnerizzazione dei processi di lavoro. La nostra cultura amministrativa è costretta in qualche modo dalla norma a definire a priori le attività e i procedimenti, ostacolando la progettazione e quindi la transizione digitale. Qual è la missione dunque che ci siamo dati come centro di competenza? Io sono la coordinatrice del Centro del Friuli, rimuovere questi limiti culturali, almeno questi tre di cui abbiamo parlato. E come facciamo a rimuovere limiti culturali che impediscono la transizione digitale all'interno di Regione Friuli? Abbiamo sviluppato il metodo, questo metodo Win-Win. In realtà partiamo da un'esperienza pregressa di SUAP digitale, perché siamo l'ufficio che gestisce anche il portale regionale del SUAP fin dal 2013, quindi abbiamo già a monte un'esperienza di digitalizzazione dei processi del SUAP. Ma ora noi interessa digitalizzare i processi della regione, quindi la missione è aggredire quelle tre difficoltà, quelle tre incapacità che abbiamo visto nella slide precedente, e come facciamo? Beh, primo, la formazione. Quindi, se siamo di fronte a dei problemi culturali, dobbiamo affrontarli con una adeguata formazione. E qui abbiamo un meraviglioso sodalizio col centro di competenza ANCI FVG che ci aiuta ad erogare dei corsi di formazione di altissimo livello con cui noi prepariamo le nostre persone alla revisione sistemica dei processi di lavoro. La seconda cosa è, una volta formati gruppi di persone tendenzialmente appartenenti allo stesso servizio, alla stessa area, una volta formate accuratamente, una volta ingaggiate, una volta che si sentono proprio addentro alla revisione di processo, insieme a loro selezioniamo i processi che per loro è più rilevante andare a semplificare, a digitalizzare. E su quei processi andiamo a costruire dei veri e propri progetti di semplificazione. Il terzo aspetto è, una volta scelto il processo da reingegnerizzare, aiutare le nostre persone con laboratori di approfondimento, con supporti, tutti i supporti che ci è possibile dare, aiutarli nell'analisi, nella semplificazione, nella digitalizzazione, costruendo insieme a loro quei team collaborativi che sono assolutamente indispensabili per il successo di ogni operazione. I team saranno ovviamente composti da informatici, esperti di dominio della materia
del processo che stiamo trattando, gli esperti privacy, gli esperti comunicazione, i rappresentanti dell'utente finale. Insomma, chi si affida a noi abbraccia questo metodo che chiamiamo win-win. Perché insistiamo su questo e perché diciamo win-win? Perché insistiamo in particolare sulla formazione? Perché vedete, se noi abbiamo persone capaci di reingegnerizzare processi di lavoro, significa che abbiamo persone soddisfatte di sé, perché risolvono problemi, perché migliorano e si rendono conto che riescono a migliorare l'efficacia e l'efficienza amministrativa e quindi a favorire l'utente finale del servizio, che è poi la missione della pubblica amministrazione. Se nessuno fa l'analisi dei processi, si continua a perdere tempo come in questa simpatica vignetta, in procedure ingestate, procedure farraginose, tortuose, inutilmente complicate, che magari nascono da prassi consolidate di cui nessuno si è mai preoccupato, che nessuno si è mai preoccupato di mettere in discussione. Fermiamoci un attimo, quindi noi insegniamo nei nostri corsi a fermarsi sui processi. Scarichiamo il carro dai nostri pesanti, diciamo così, dalle nostre pesanti pietre, scarichiamolo e sostituiamo la ruota quadrata con la ruota rotonda, ricarichiamolo e dopo aver fatto questa fatica saremo soddisfatti perché avremo risolto un enorme problema. Correremo molto più veloci e otterremo quindi dei risultati molto più favorevoli nella metafora per il nostro utente finale. Se tento di digitalizzare un processo complicato, quindi se non faccio questa operazione, mi ritroverò con l'immagine che vedete a destra, cioè con una frattura scomposta, quindi andrò ad ingestare, informatizzando quel processo non rivisto, andrò semplicemente ad informatizzarlo, che è quello che abbiamo fatto fin qui, invece che a digitalizzarlo. La digitalizzazione ha a monte necessariamente la semplificazione, la revisione dei processi amministrativi e solo così otterremo benefici per noi e per i nostri utenti. Ancora, il metodo è win-win quando utilizziamo queste tecniche di project management. Non sbagliamo un colpo, si parte da una necessità, da un senso di urgenza, quindi si individua quei processi su cui sentiamo, i colleghi sentono maggiormente la necessità di intervenire per semplificare. Si definisce l'obiettivo. Sull'obiettivo bisogna essere molto coesi, bisogna averlo molto chiaro, perché poi è tutto il team che deve contribuire a perseguirlo, quindi bisogna essere chiari nella sua definizione. Si va a costituire il piano di azione o piano di lavoro, quindi con la scaletta di tutte le attività da svolgere, costituito il team collaborativo composto da tutte quelle figure a cui accennavo prima e all'interno del quale ci stanno sicuramente anche gli informatici, andiamo poi a realizzare le nostre attività, passiamo all'azione, arriviamo in fondo al nostro risultato e in quel momento non finisce lì, inizia una nuova fase, la fase di monitoraggio. Ripetendo sempre questo schema, esperienza dopo esperienza, funziona sempre e diventiamo sempre più abili, sempre più bravi. Chiaramente da principiante è un momento più difficile, ma poi con l'allenamento diventerà sempre più facile agire con il metodo win-win. Anche qui vi sottolineo con questa bellissima immagine che cosa significa vincere con i team collaborativi. Vedete, la revisione collaborativa consente a tutti gli attori del team di collaborare, nel nostro caso alla reingegnerizzazione di processo, con reciproca soddisfazione, perché tutti abbiamo un ruolo, nessuno viene trascurato e tutti danno il meglio di sé. Il team rafforza il senso di appartenenza all'organizzazione, che spesso viene un po' dimenticato, no? Nella PA o si affievolisce o addirittura non è mai stato sottolineato con la giusta importanza. In un team noi condividiamo l'obiettivo, l'urgenza di raggiungerlo, tutti si sforzano, dicevamo, di dare il meglio di sé, quindi il team in qualche modo trascina fuori dalla zona di comfort anche quei componenti che possono esserci un pochino all'interno del team un po' più resistenti al cambiamento, che spesso potrebbero essere anche ostacolanti l'innovazione e la semplificazione.
Insomma, lavorando in team si vince perché prevale la logica di migliorare il servizio al cittadino piuttosto che mantenere lo status quo. Ecco che è importante naturalmente la progettazione. Noi usiamo un form di progettazione, un documentino semplice che definisce però bene bene i touch point della riprogettazione. Si descrive la situazione iniziale, il cosiddetto as is, si definisce, vi dicevo, molto molto accuratamente l'obiettivo e lo si condivide con i membri del team, l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Si individuano i benefici attesi che possono essere qualitativi e quantitativi, gli indicatori di miglioramento, le eventuali relazioni e interdipendenze con altri progetti che l'amministrazione ha in corso, i vincoli e i rischi, importantissimo anche qui soffermarsi bene bene sull'analisi dei rischi del progetto per poterli affrontare ed evitare che si traducano in tragedie, cioè in insuccessi. Le milestone, quindi i passi, no? Proprio la tempistica, il Gantt dell'attività, il team di progetto, il team collaborativo che vi dicevo prima è composto da tanti esperti con varie competenze, il piano di comunicazione. Ecco, avere un form semplice semplice aiuta molto perché ti evita, minimizza il rischio di insuccesso. Come vedete, siamo molto metodici, potremmo sembrare noiosi, però in realtà non lo è perché poi ogni progetto è diverso, da progetto a progetto, il metodo serve semplicemente a tenere la barra dritta. Non è noioso, ripeto, è bellissimo proprio perché tu eserciti un metodo, uno schematismo su processi diversi, ottenendo sempre risultati nuovi ed entusiasmanti. Per quanto riguarda lo specifico, quindi mi avvio alla conclusione, il nostro progetto specifico, quindi l'autorizzazione idraulica inserita e digitalizzata all'interno dell'AUA, questo è un estratto del nostro project charter, quindi di quel documento con cui abbiamo pianificato il progetto. Siamo partiti a giugno del 2020 e quella volta il project charter era abbozzato, non era ancora così accurato. Cioè, all'inizio, quando pensiamo insieme al team a riprogettare un servizio, abbiamo un approccio che noi chiamiamo quick and dirty. Cioè, no, non è perfettissimo, ma non deve essere così perché altrimenti si ingessa. Tant'è che solo a ottobre, con il team, abbiamo definito puntualmente, e in quel momento lì sì, con estrema accuratezza, tutte le fasi dell'attività. Che vedete indicate in questo diagramma, incluso al punto 6 il piano di comunicazione, di cui poi questo webinar è anche parte. Eccoci, questa è l'immagine tratta dal nostro portale regionale del SUAP. Siamo andati online con l'autorizzazione idraulica all'interno dell'AUA sul portale regionale con il 1° gennaio 2021. Il termine è stato perfettamente rispettato, i forum web sono stati realizzati, tutti hanno fatto i compiti per casa e quindi siamo andati online correttamente esponendo un risultato visibile della nostra riprogettazione, semplificazione e digitalizzazione del processo erogato al cittadino. Adesso però non è finita, inizia una fase altrettanto importante che si chiama monitoraggio sull'efficacia del processo. Perché, attenti, concluso un progetto di semplificazione e digitalizzazione, si apre il processo di monitoraggio. Non possiamo pensare che è finita qui, che è stato bellissimo e ci salutiamo. No, dobbiamo continuare a tenere sotto controllo l'andamento del nuovo servizio, del servizio digitale in questo caso. Abbiamo individuato per fare il monitoraggio degli appositi indicatori, si chiamano KPI di monitoraggio, e staremo bene attenti a considerare come va il servizio, perché potremmo incorrere in dei rischi, rischi che abbiamo calcolato o, come vi dicevo prima, potrebbero verificarsi anche dei rischi inaspettati. Dobbiamo essere pronti a intercettarli e a correggere. Un rischio che potremmo correre avendo digitalizzato l'autorizzazione idraulica sul SUAP è magari lo stesso passaggio dal SUAP, perché forse non abbiamo considerato bene certi elementi. Prima l'autorizzazione veniva rilasciata direttamente dagli uffici regionali o dai consorzi di bonifica.
che veniva richiesta direttamente a loro. Adesso ci sarà un regista dell'operazione che si chiama SUAP. Non è detto che non ci sia qualche problema. Concludo dunque la mia presentazione raccontandovi di un progetto, che è il nostro progetto del Centro di Competenza 2021, il catalogo delle buone pratiche. Stiamo raccogliendo, e questo che vi raccontiamo oggi sarà il fiore all'occhiello del nostro catalogo, stiamo raccogliendo l'insieme delle buone pratiche di semplificazione e digitalizzazione nate in Regione Friuli Venezia Giulia. Del catalogo vi racconteremo, spero, in seguito, racconteremo i successi con cui tutti i nostri colleghi della Regione hanno realizzato la semplificazione e la digitalizzazione di un servizio. Vi ringrazio e buon proseguimento del webinar. Perfetto, grazie mille, grazie alla dottoressa Feletic. Allora, il prossimo intervento è quello della dottoressa Giovanna Russolo, alla quale chiedo di attivare webcam e microfono. Intanto provvedo, perfetto, grazie, provvedo a caricare le slide. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, spero che non ci siano problemi di audio. Nell'attesa che venga caricata la prima slide, ecco, qui il titolo del mio intervento, Buone pratiche di semplificazione, digitalizzazione dei processi ambientali. Gli aspetti normativi, gruppi di lavoro e la semplificazione. Mi chiamo Giovanna Russolo, sono dipendente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sono un funzionario amministrativo della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. Di cosa parleremo durante questo mio intervento? In linea molto sommaria e breve, parleremo di quello che è stato sempre un difficile compromesso da attuare tra la tutela ambientale e la semplificazione. Poi parleremo di quello che è stato il percorso di semplificazione AWA in Friuli Venezia Giulia dal 2013 ad oggi, per raccontarvi poi in particolare quella che è stata la nostra ultima esperienza in materia di interventi di semplificazione in AWA relativa all'inclusione dell'autorizzazione idraulica relativa allo scarico in autorizzazione unica ambientale. Intervento che è avvenuto sulla base di un approccio metodologico che è quello proprio dell'analisi del processo ambientale. La disciplina della tutela ambientale, come interesse sensibile sovraordinato che si fonda sul principio di precauzione, è stata stretta negli ultimi anni tra forze, diciamo, riformatrici di un senso contrapposto. Da un lato la matrice soprattutto comunitaria, attraverso il recepimento delle direttive di completamento del quadro giuridico di riferimento, con un rafforzamento di quelli che sono gli standard di tutela ambientale. Dall'altro, invece, una spinta contrapposta che mira far riprendere economicamente il nostro paese e ad aumentare la competitività delle imprese, attuata soprattutto attraverso la decretazione Russolo? d'urgenza. Russolo? Sì? Dottoressa, mi scusi se la interrompo, se può tenere il microfono un po' più vicino alla bocca in modo che l'audio sia un po' più forte. Sì, va Grazie. bene. Così? Sì, Ecco, prego. grazie. Quindi dicevo una spinta contrapposta che invece mira ad obiettivi di semplificazione, ma che destruttura un po' il sistema della tutela ambientale. Gli interventi di semplificazione, come sapete, sono normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici. Quello che mi preme qui sottolineare è che gli interventi di semplificazione oggi rispondono ad una logica diversa rispetto al passato.
Nel passato gli interventi di semplificazione normativi o amministrativi miravano soprattutto ad un mero riordino normativo o amministrativo. Appartengono infatti a quest'epoca i decreti cosiddetti tagli a enti per una riorganizzazione di tipo organizzativo, i decreti tagli a leggi, le leggi di riordino o di manutenzione anche del nostro ordinamento regionale. Oggi invece la semplificazione si fonda su una logica soprattutto di risultato, cioè ridurre il peso della burocrazia del cittadino. Quello che conta, cioè, non sono le norme introdotte o quelle eliminate, ma l'effettiva riduzione di tempi e di costi, perché le leggi da sole non bastano se non cambiano la vita ai cittadini. Su questa logica di semplificazione che mira al risultato si fonda la nostra agenda semplificazione 2020-2023, la quale prevede una serie di interventi per la ripresa del nostro paese e che si basa su una pubblica amministrazione più semplice, più veloce e più vicina ai cittadini. Tra i settori chiave per il rilancio della nostra economia, al primo posto è prevista la tutela ambientale e la green economy, in totale sintonia con quella che è la strategia di crescita dell'Unione, costituita dall'European Green Deal, che prevede la transizione dell'economia dell'Unione da un'economia tradizionale ad un'economia più moderna e sostenibile. Veniamo quindi al percorso di semplificazione in materia di autorizzazione unica ambientale in Friuli, Venezia Giulia, che inizia all'indomani dall'entrata in vigore di quello che già conoscerete, è il regolamento AUA, il DPR 59 del 2013, il quale prevede un procedimento completamente telematizzato che introduce appunto l'AUA in Italia e prevede un unico titolo abilitativo che include in sé sette autorizzazioni, comunicazioni settoriali di natura ambientale che viene adottato da parte dell'autorità competente AUA e viene rilasciato dal SUAP. Ho lasciato qui il titolo per intero di questo regolamento per sottolineare che questo intervento di semplificazione normativa ed amministrativa si basa proprio su quella logica di risultato di cui vi parlavo poc'anzi, cioè di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale che gravano sulle PMI, che costituiscono il tessuto fondamentale della nostra economia. Nel 2015 poi viene pubblicata la modulistica unificata e standardizzata nazionale che la nostra regione recepisce ed adatta alle proprie specificità territoriali, approvando a fine luglio del 2015 una modulistica unificata regionale AUA. Il 2016 poi rappresenta un passaggio di riforma istituzionale per la nostra regione che porta a partire dal 1 gennaio 2017 alla soppressione delle nostre quattro province. E quindi anche la soppressione delle quattro ex autorità competenti AUA, con individuazione nella regione Friuli Venezia Giulia dell'unica autorità competente ad adottare l'autorizzazione unica ambientale. Nel 2018 la regione poi decide di semplificare la gestione delle istanze AUA ed emana le cosiddette linee guida operative sul procedimento, che sono un agile manuale operativo a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento AUA, di cui vi parlerà poi più nel dettaglio la mia collega Francesca Goia. Io mi concentrerò su quest'ultimo intervento invece di semplificazione attuato dalla nostra regione, che consiste nell'inclusione nel pacchetto AUA di un'ottava matrice ambientale costituita dall'autorizzazione idraulica. Prima di passare a raccontarvi questa esperienza, vorrei fare una premessa sul perché e sul come siamo giunti a decidere di effettuare questo intervento di semplificazione.
Il 2018 segna un momento di scelte strategiche della regione Friuli Venezia Giulia in materia proprio di semplificazione. Viene istituito un centro, anzi il centro di competenza regionale per la semplificazione, di cui è coordinatrice la nostra collega Monica Felettig. Che ha come mission quello di reingegnerizzare processi e procedimenti rafforzando le competenze digitali della nostra amministrazione. In secondo luogo, la nostra regione adotta un obiettivo strategico molto importante, quello della creazione di uno sportello unico digitale di servizi per tutti i servizi offerti ai cittadini e alle imprese nella nostra regione. Questo in totale sintonia con quelle che sono le previsioni contenute nel regolamento europeo 1724 del cosiddetto Single Digital Gateway. Ecco, di fronte a queste scelte strategiche della nostra regione, il nostro ufficio AUA consolida le buone pratiche di gestione AWA con una riduzione di tempi nella gestione del procedimento ed emana quelle linee guida di cui vi parlavo. Come gruppo AWA inoltre ci confrontiamo per verificare se è possibile migliorare ancora qualcosa nella gestione di questo procedimento. E intraprendiamo un percorso di formazione supportato sempre dal nostro centro di competenza per la semplificazione di digitalizzazione dei servizi della PA, che si fonda su un approccio metodologico che non è quello dell'analisi, della revisione del procedimento, ma dell'analisi e della revisione del processo ambientale di autorizzazione unica ambientale di AWA. Ecco, per chiarire qual è questo nuovo approccio metodologico, dobbiamo partire dalla differenza tra procedimento e processo. Il procedimento è il punto di partenza per l'identificazione di un processo, è la sequenza di una serie di atti e di documenti che hanno come obiettivo finale quello dell'emanazione del provvedimento finale. Si dice che è la parte visibile e tangibile del processo, tutto quello che sta sulla carta e che è previsto dalla norma, la cosiddetta punta dell'iceberg del processo. Il processo invece descrive la realtà, è quello che io faccio come organizzazione. Le risorse umane, le attività, gli strumenti che metto in campo come pubblica amministrazione per gestire un determinato procedimento. Per cui, dato un certo input, il processo è finalizzato alla creazione di un output risultato effettivamente richiestomi da parte del cittadino, nel nostro caso dell'imprenditore, e a cui questi dà valore. Ecco che quindi questa analisi, questa mappatura del processo AWA ci offre una visione d'insieme innanzitutto della nostra organizzazione, non più in senso verticale, bensì in senso orizzontale. Il processo AWA attraversa infatti diverse strutture organizzative, i SUAP, le diverse strutture regionali competenti al rilascio dei titoli ambientali, settoriali, scarichi, emissioni, autorizzazione idraulica, eccetera. E in secondo luogo, questa mappatura del processo AWA ci offre anche la visione del AWA non solo come provvedimento finale, ma come risultato, come il risultato di un processo che trasferisce valore all'imprenditore e che costituisce il vero obiettivo della pubblica amministrazione. Giungiamo quindi in questo percorso di formazione a decidere di includere nel pacchetto AWA per trasferire più valore proprio all'imprenditore un'autorizzazione in più, l'autorizzazione idraulica relativa allo scarico. Vi dico subito che avremmo voluto fare di più, avremmo voluto ad esempio includere in AWA altre autorizzazioni correlate allo scarico,
come ad esempio la concessione demaniale o come l'invarianza idraulica. Abbiamo tuttavia deciso, sempre supportati dal nostro centro di competenza per la semplificazione, di seguire quella che è la politica dei piccoli passi, cioè di porci un obiettivo semplice, un progetto facile da realizzare e il cui risultato fosse poi, nella visione dell'analisi del processo, fosse anche facilmente misurabile ed eventualmente, qualora qualcosa non funziona, anche facile da correggere. Laddove invece un progetto più complesso e più difficile da realizzare, il risultato finale anche più difficile da misurare e da correggere. Questo ovviamente può creare frustrazione, non fiducia in quelli che sono gli attori coinvolti dal team del progetto. Veniamo quindi a quella che è la pianificazione del nostro progetto di digitalizzazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa allo scarico in aula, che come vedete qui da questa slide consiste nell'individuazione di obiettivi intermedi molto chiari e di facile gestione, che hanno come primo punto di partenza quello della modifica della norma regionale relativa all'autorizzazione idraulica. Questa modifica della norma regionale è stata possibile grazie ad una disposizione contenuta nel regolamento AUA, l'articolo 3,2, il quale stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA. Ecco che quindi la nostra regione a fine giugno, il 29 giugno del 2020, emana la legge regionale cosiddetta multisettoriale che all'articolo 82 prevede proprio una modifica della norma, articolo 17 della nostra legge 11 del 2015 che disciplina la difesa del suolo e l'utilizzazione delle acque, e che disciplina in particolare l'autorizzazione idraulica, prevedendo che l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi autorizzati in AUA è compresa in AUA. Il secondo comma dell'articolo 82, inoltre, stabilisce che tale disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. Quindi con un'efficacia differita nel tempo. Questo perché? Per permettere ovviamente a noi tecnici di effettuare quella analisi e revisione del processo di autorizzazione idraulica, una cosiddetta reingegnerizzazione della procedura e di predisporre una modulistica unificata per poi implementarla sulla piattaforma SUAP regionale, sulle altre piattaforme in uso nella nostra regione. Quello che vorrei qui sottolineare è che con questo intervento di semplificazione, quindi non siamo andati a modificare la disciplina sostanziale dell'autorizzazione idraulica e non abbiamo attenuato quindi quelli che sono gli standard di tutela ambientale. Siamo solo andati attraverso questa analisi e revisione del processo a produrre un risultato più fruibile da parte del nostro imprenditore, con una riduzione di tempi e di costi per l'imprenditore stesso. Siamo partiti quindi con la costituzione di un team, di un gruppo di lavoro coordinato dalla nostra direzione ambiente e dal centro di competenza per la semplificazione, a cui hanno partecipato come attori, stakeholder, le strutture competenti al rilascio dell'autorizzazione idraulica che nella nostra regione sono il nostro servizio difesa del suolo, e i tre consorzi di bonifica che operano sul nostro territorio. Vi hanno partecipato anche la società in-house di tecnologia per la comunicazione e l'informazione per il necessario supporto informatico. Non hanno partecipato al team i professionisti diretti interessati, gli utenti finali di questo
processo, ma le istanze di questi sono state prese in considerazione da parte delle strutture che rilasciano l'autorizzazione idraulica. Questo è fondamentale. Il gruppo di lavoro è partito dall'analisi del processo di autorizzazione idraulica, così come descritto dalla norma, con i suoi vincoli giuridici, e durante i lavori sono stati raccolti i dati e le informazioni necessarie per l'analisi del processo, per l'individuazione dei punti critici che ci hanno portato ad ottimizzare e a snellire quindi il processo stesso. È un gruppo di lavoro che è stato costituito in maniera del tutto informale e che si è fondato sulla coprogettazione. I diversi attori infatti hanno messo a fattor comune il loro impegno, le loro molteplicità di competenze, potenzialità creative e soprattutto motivazione a raggiungere dei risultati in gruppo che individualmente non saremmo riusciti ad ottenere. Il risultato finale di questo lavoro di gruppo è stata la predisposizione di una modulistica unificata di autorizzazione idraulica. Quello che sottolineo è che la digitalizzazione della domanda di autorizzazione idraulica non è consistita, come vi ho raccontato, in una conversione da cartaceo a PDF, quindi da un processo analogico al digitale. Sarebbe stato come, vi ha detto Monica prima, ingessare una frattura scomposta. E invece è stato il risultato di un percorso di analisi e di revisione effettuato in team, in gruppo, di un processo ambientale che ha come obiettivo quello di creare valore aggiunto per il cittadino imprenditore. Questa modulistica unificata è stata approvata dal nostro gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP SUE. Ed è stata implementata sulla piattaforma digitale SUAP regionale e sulle altre piattaforme SUAP in uso nella nostra regione. Questo per essere fruibile e operativa, come da previsione normativa, a partire dal 1º gennaio di quest'anno. Un ulteriore poi passaggio nella pianificazione di questo nostro progetto è costituito dall'aggiornamento delle linee guida AUA che vi ho accennato del 2018, ma di questo vi parlerà ora la mia collega Francesca Goia. Grazie. Grazie mille, dottoressa Russolo. Allora, intanto chiederei alla dottoressa Francesca Goia di attivare la webcam e il microfono. Perfetto, e metto a disposizione adesso le sue slide. Bene, buongiorno, un cordiale saluto a tutti. Mi presento, sono Francesca Goia e sono responsabile dell'Ufficio di coordinamento dei procedimenti di AUA, del Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'Inquinamento della Direzione Centrale Ambiente della Regione. In questo ultimo intervento vi illustrerò quali aspetti procedurali sono stati messi in atto dalla nostra Regione al fine di semplificare e digitalizzare il procedimento di AUA. Come tutti sappiamo, il regolamento AUA è una norma di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. La ditta, infatti, ha un unico referente con quale interfacciarsi, ossia il SUAP. Richiede una sola autorizzazione in luogo di 7 autorizzazioni settoriali e così via. Ma per gli addetti ai lavori, ossia tutti gli enti che a vario titolo intervengono nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, l'AUA è stata davvero una semplificazione?
Le buone pratiche di semplificazione messe in atto dall'amministrazione regionale, descritte dalle colleghe negli interventi precedenti, hanno permesso di redigere e successivamente perfezionare un manuale di procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione unica ambientale. Questo si è realizzato nelle linee guida operative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del procedimento di AWA adottate nel luglio del 2018. In questo intervento vedremo il processo che ha portato alla stesura delle stesse, la loro struttura e i risultati conseguiti. Prima di entrare nel vivo della trattazione, vorrei brevemente raccontarvi l'evolversi dell'organizzazione amministrativa regionale dal 2013 ad oggi, e come sono passate le competenze in capo all'autorità competente dalle province alla regione e la successiva riorganizzazione dei servizi regionali competenti in materia. Il DPR 59/2013 è entrato in vigore quando le competenze in materia ambientale erano ancora in delega alle amministrazioni provinciali. Lo stesso decreto individua l'articolo 2 quale autorità competente la provincia. Dal 1 gennaio del 2017, tutte le funzioni a carattere autorizzativo in materia ambientale esercitate dalle province sono state trasferite alla Regione, che ora ge le gestisce tramite la Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. Con l'occasione è stato istituito l'ex servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi, al quale era stata affidata la competenza della gestione dei procedimenti di AWA, competenza che per la prima volta veniva gestita in regione. Nell'ottobre del 2017 si è dato luogo a un'ulteriore ristrutturazione del servizio, nel quale sono stati istituiti tre uffici di coordinamento, ognuno competente per diverso ambito territoriale. A marzo del 2020, infine, la riorganizzazione dei servizi afferenti alla direzione si è conclusa con il passaggio della competenza in materia di AWA al servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, che è il servizio che si occupa anche di materia di AIA, perfezionandosi in un unico ufficio di coordinamento per tutto il territorio regionale. Il primo passo per la predisposizione di un manuale di procedura per la gestione delle istanze di AWA è stato definire quale aspetto creava maggiori problemi, cosa potevamo e volevamo migliorare e che cosa invece già funzionava. Il trasferimento delle funzioni a carattere autorizzatorio in materia ambientale esercitate dalle province alla regione ha di fatto determinato per l'AWA una nuova autorità competente. È stato pertanto necessario analizzare quali erano state le modalità operative condotte dalle diverse province che, seppur tutte in aderenza ad un unico dispositivo normativo nazionale, per forza di cose, avevano adottato modalità operative diverse, anche nella semplice gestione dei dati, della corrispondenza, oppure nella gestione, delle pratiche in relazione alla loro diversa organizzazione degli uffici. Ad esempio, alcune province erano, strutturate con un unico ufficio amministrativo che si occupava, di coordinare l'intero procedimento di AWA. In altre invece i procedimenti di AWA venivano istruiti direttamente da funzionari aventi competenze diverse. Dal 1 gennaio del 2017 la competenza in materia di AWA è stata per la prima volta gestita in regione ed è nata pertanto l'esigenza di creare un nuovo servizio con nuove funzioni. In un primo momento la competenza è stata gestita da un'area di staff per permettere all'amministrazione di organizzarsi al meglio. Con marzo del 2017 è stato istituito il servizio AWA Disciplina degli Scarichi, al quale è stata affidata la piena competenza della gestione dei procedimenti. Prima del passaggio in regione, le province, in quanto enti locali,
applicavano già i procedimenti di cui alla legge 241 del 90, in particolare l'istituto della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 bis, introdotto dalla cosiddetta legge Madia. Successivamente al passaggio in regione, anche il procedimento di AUA, in quanto divenuto regionale, ha dovuto riferirsi alla legge regionale 7 del 2000, che è il testo unico regionale in norme di materia di procedimento amministrativo, che allora non aveva ancora recepito la modifica Madia. Con l'entrata in vigore nel marzo del 2018 della legge regionale 9, in materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli dal 14 al 14 quinques della legge 241 del 90. Infine, consci che l'esperienza maturata dal 2013 al 2017 dalle diverse province, anzi le diverse esperienze un po' date anche dal tessuto territoriale ed economico differente, era sicuramente un elemento valido di partenza, abbiamo voluto analizzare ogni peculiarità della gestione dei procedimenti da parte di ogni amministrazione al fine di individuare i relativi punti di forza e le debolezze. Perché predisporre un manuale di gestione della procedura? Questo passaggio è un po' figlio della fase precedente. Una volta definiti gli aspetti problematici e che cosa invece funzionava, ci siamo chiesti perché era necessario iniziare un processo generale di semplificazione dei procedimenti di AUA. Innanzitutto era necessario omogeneizzare le modalità operative precedentemente adottate dalle amministrazioni provinciali, valorizzandone i punti di forza e l'esperienza maturata, al fine di renderle attuabili su tutto il territorio regionale. Inoltre, risultava fondamentale fornire indicazioni standardizzate agli sportelli unici delle attività produttive e dettagliare maggiormente le indicazioni operative per la miglior gestione dei procedimenti a seguito delle frequenti modifiche normative legislative nazionali e regionali. La redazione del manuale di procedura per la gestione dei procedimenti di AUA è stato sviluppato dalla struttura regionale competente in materia di AUA, ex servizio AUA disciplina degli scarichi della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, ora servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Centro regionale di competenza per la semplificazione di cui la dottoressa Monica Felettige è coordinatrice, e previo passaggio per il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP, che è un gruppo costituito da un team interdisciplinare di esperti della regione, degli enti locali, delle camere di commercio, delle aziende sanitarie di ARPA, che propone misure di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dei SUAP. Il manuale di procedura per la gestione dei procedimenti di AUA è stato predisposto per l'appunto quando le competenze in materia di AUA si sono consolidate presso l'amministrazione regionale. Vi faccio un piccolo inciso. A giugno del 2017 sono state istituite, adottate delle prime linee guida. Erano delle linee guida un po' semplificate, a carattere discorsivo, con lo scopo specifico di dare continuità all'azione amministrativa delle province, normalizzando le procedure, i modelli e le prassi operative, non uniformi, ed individuando tempi certi di risposta e specifica tracciabilità del procedimento, sia in chiave di trasparenza che di responsabilità dei soggetti coinvolti. A luglio del 2018 ha avuto infine compimento il processo di analisi e redazione del manuale di procedura. Il termine del processo è avvenuto proprio con l'adozione della delibera della Giunta regionale 1350 del luglio 2018, con cui sono state approvate
le linee guida operative della Regione sul procedimento di AWA. Le linee guida sono uno strumento contenente indicazioni operative in merito ai procedimenti di AWA rivolte a tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nel procedimento e pertanto uno strumento a servizio dei SUAP, dei soggetti competenti e di tutte quelle amministrazioni che intervengono a supporto dei subprocedimenti. Ovviamente, quindi non è diciamo un manuale operativo per i gestori degli stabilimenti. Ovviamente è pubblico ed è consultabile anche da parte delle aziende e dei loro consulenti tecnici, ma è nato come strumento di facile consultazione per quelli che sono gli addetti ai lavori. Che cosa contengono? Le linee guida individuano tutti i procedimenti amministrativi da gestire per le diverse tipologie di istanza o di comunicazione. Individuano inoltre con precisione gli enti da coinvolgere nel procedimento. Infatti è stata redatta un allegato in cui sono esplicitamente individuate le amministrazioni che intervengono direttamente nelle decisioni del procedimento e quelle cui vengono semplicemente informate sul procedimento. Le linee guida inoltre elencano gli adempimenti e le relative tempistiche dei vari soggetti coinvolti nel procedimento, individuano in modo univoco l'istituto della conferenza dei servizi da adottare, nello specifico la conferenza semplificata. Mappano tutte le fasi del procedimento, incluse le tempistiche, gli adempimenti dei vari soggetti coinvolti nello stesso, specificano la procedura anche quando l'AWA costituisce uno degli endoprocedimenti che compongono il procedimento unico gestito dal SUAP e indicano gli adempimenti o le competenze in ordine alle fasi successive al rilascio dell'AWA, quando l'attività della struttura regionale competente in materia di AWA conclude le proprie operazioni amministrative previste nel DPR 59-2013. Se siete interessati, potete consultare le linee guida sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale al link che vi ho riportato in questa diapositiva. Le linee guida sono strutturate da un documento a carattere discorsivo corredato da due allegati, che non sono altro che due tabelle riassuntive e schematiche di tutta la procedura, realizzate al fine di consentire una rapida consultazione da parte degli operatori. Il primo allegato l'abbiamo chiamato tabella enti. Ed è una tabella che individua per ogni singolo titolo abilitativo il relativo soggetto competente ad esprimersi, gli enti che vengono coinvolti per conoscenza nel procedimento, ad esempio in quanto interessati da un'eventuale richiesta di parere o supporto tecnico, e gli enti a cui il SUAP deve trasmettere l'istanza e la documentazione. La seconda tabella, che diciamo è il cuore proprio delle linee guida, è la tabella procedura ed è un allegato di immediata consultazione che consente di individuare l'azione che ogni soggetto coinvolto nel procedimento deve fare per ogni tipologia di procedimento. In alto sono elencati tutti i procedimenti amministrativi che possono esserci nell'arco di vita di un'AWA, quindi rilascio, modifiche, volture, rinnovi, cessazione dell'attività. Sulla sinistra, invece, sono state elencate tutte le azioni o le informazioni che devono essere verificate durante un procedimento. Ad esempio, i regimi di avvio, se trattasi di istanza o di comunicazione e a chi deve essere presentato. Se è necessario che vengano diciamo, forniti bolli, oneri istruttori, disposizioni antimafia e viene anche diciamo, specificato chi effettua la verifica e il controllo dell'avvenuta presentazione. Poi vengono trattate tutte le prassi amministrative,
Quindi l'avvio del procedimento, l'indizione della conferenza di servizi, la richiesta di integrazioni, vengono date informazioni su chi le fa, a chi vengono trasmesse, le relative tempistiche, la durata del procedimento. Per ogni tipologia di procedimento è stato chiaramente assegnato il termine. Vengono date informazioni sulla modalità di richiesta di pareri endoprocedimentale, richiesti ad organi di supporto tecnico, quali ARPA o aziende sanitarie, e la validità dell'atto rilasciato. Attualmente le linee guida sono in fase di aggiornamento. L'aggiornamento non prevede alcuna modifica di carattere sostanziale sul processo in quanto ben consolidato e funzionante, tranne che per il recepimento delle modifiche apportate alla legge 241 del 90 dal decreto semplificazioni, in particolare sull'istituto dell'articolo 10 bis di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Inoltre, l'aggiornamento è conseguenza del recepimento dell'articolo 82 della legge regionale 13/2000 che prevede l'introduzione del nuovo titolo abilitativo relativo all'autorizzazione idraulica degli scarichi, il cui processo di digitalizzazione si è svolto nelle modalità appena esposte dalla collega Giovanna Russola. L'intera procedura ovviamente è oggetto di continuo monitoraggio da parte degli uffici. In una prima fase si è proceduto a raccogliere feedback degli enti e dei SUA coinvolti nei procedimenti di AUA. In particolare abbiamo visto che l'attribuzione chiara di compiti e tempistiche ha facilitato notevolmente le azioni da parte dei singoli soggetti. È sostanzialmente diventato più chiaro chi fa che cosa. Abbiamo anche raccolto una serie di osservazioni che ci sono state segnalate, quali svist o piccoli errori che l'occhio di chi si occupa della stesura del documento non vede e che saranno sistemati nel prossimo aggiornamento. Questo ha permesso anche l'instaurarsi di ottimi rapporti tra i vari enti di collaborazione e confronto. Le linee guida si sono rivelate però fondamentali soprattutto per dare una risposta certa al cittadino e all'impresa che chiede l'autorizzazione. Definire chiaramente i compiti ci ha permesso di ridurre i tempi morti e i giorni persi nella trasmissione della corrispondenza tra ditta, SUAP, enti e viceversa, e anche di ridurre i possibili errori. Il monitoraggio ovviamente si è concentrato anche sulla tempistica dei procedimenti, sia in termini generali di conclusione del procedimento, sia relativamente alla tempestività di comunicazione nelle varie fasi procedimentali. E con questa figura io concludo il mio intervento. Mi piace pensare che la semplificazione da noi attuata possa essere vista come la soluzione di un labirinto di norme e regolamenti con cui quotidianamente abbiamo a che fare. È una facile strada per raggiungere l'obiettivo. E con questo concludo e vi ringrazio. Grazie mille alla dottoressa Goia. Allora, ci sono alcune domande, io lascerei la parola appunto alle relatrici per le risposte. E, dunque, credo che alle prime domande possa rispondere la dottoressa Russolo. Prego. Sì, buongiorno. La prima domanda è, in questo metodo viene considerato anche il procedimento unico di via ai sensi dell'articolo 27 bis. Quindi parliamo di PAUR, di quel provvedimento autorizzativo unico regionale che include in sé la via regionale e tutti gli atti di assenso comunque denominati da parte dell'imprenditore.
per realizzare un determinato intervento, che si fonda sul principio della concentrazione dei procedimenti. Già di per sé è un procedimento di tipo trasversale, già previsto dalla norma, quindi appunto, coinvolge diverse strutture competenti al rilascio dei titoli abilitativi inclusi nel PAUR. Allora, se per questo si intende, se la domanda significa, cioè abbiamo noi come obiettivo quello di includere il PAUR nella piattaforma di servizi del SUAP, quindi progettando questo tipo di servizio per l'imprenditore, ecco, la risposta è no per ora. E proprio per quella politica dei piccoli passi di cui accennavo prima, perché sarebbe un progetto per ora troppo complesso e che ovviamente è molto rischioso, difficile da realizzare. Per cui in questo momento, ecco, non è prevista l'inclusione della VIA tra i servizi offerti dal SUAP. Mi appalese, io magari prendo in carico la domanda numero due. Domanda più, è più forse una considerazione, un insieme di considerazioni. Quindi la difficoltà, ci sottolinea il collega, di superare il concetto di procedimento per abbracciare quello del processo. È un po' quello che dicevamo prima, no? Allora, il collega dice sì. Qui avete dovuto in realtà intervenire sulla normativa per poter attuare, implementare l'intervento di semplificazione. Sì, in qualche modo è così. Per agire sui processi di lavoro è necessario individuare, no, naturalmente i processi, quindi la questione non è banale. Abbiamo detto specialmente nei contesti come il nostro, come quello regionale, come quello della pubblica amministrazione, che sono permeati, diciamo così, da un'ottica più funzionale, gerarchica, burocratica. E poi abbiamo anche detto, lo citavo forse io all'inizio, che le amministrazioni pubbliche non sono proprio abituate, no, a pensare in termini di progettazione, quindi di processo. Quindi non ci viene insegnato, la cultura amministrativa fa sì che la norma definisca appunto a prioristicamente le attività e i procedimenti amministrativi sostituendo la progettazione. Diversamente, lo diceva la collega Russolo, focalizzarsi sul processo e quindi sul prodotto, sul risultato, sul valore che la reingegnerizzazione di processo determina. Ricostruisce, permette di ricostruire una visione complessiva dei problemi, superando l'ottica a silos delle singole unità funzionali in cui ognuno fa per sé e non si preoccupa di che cosa succede prima e dopo. In questo caso la reingegnerizzazione è stata spinta proprio perché si è partiti addirittura da una revisione normativa, una scelta forte di semplificazione, ambiziosa e adesso i risultati staremo insomma a vedere i risultati, saranno i risultati, sarà la soddisfazione dell'impresa, la misurazione della soddisfazione dell'impresa a dirci se la reingegnerizzazione processi ha avuto un esito felice e se la revisione normativa da cui siamo partiti è stata la scelta che noi ci auguriamo migliore. Grazie dottoressa Feletic. Allora, ci sono altre domande? Lascio la parola alle relatrici. Sì, allora, leggo la domanda. La competenza a cura della regione ha determinato anche una contrazione dei tempi di rilascio dell'AWA. Beh, allora, i tempi del procedimento massimi sono quelli, sono sempre quelli previsti dalla norma. E vero è che definire delle prassi e definire dei compiti ha consentito all'amministrazione di rilasciare, nel momento in cui tutti i pareri da parte dei soggetti competenti sono stati acquisiti,
il rilascio dell'AUA in tempi nettamente inferiori ovviamente da quelli massimi. È stato un buon risultato anche, insomma, uno per fornire una risposta celere e certa alle aziende. Se sono d'accordo le mie colleghe, posso proseguire con quelle sempre di competenza specifica. Nel caso dell'AUA, chi ha competenza delle verifiche del possesso dei requisiti antimafia e della verifica del titolo di godimento? Sempre il soggetto competente che si esprime in materia, in quanto i controlli vengono sempre fatti dal soggetto che si deve esprimere per la specifica matrice ambientale. Nelle linee guida sono indicati anche i costi che il cittadino dovrà sostenere. Allora, i costi, sì, i costi sono, diciamo, uno di carattere assolvimento dell'imposta di bollo, che è sempre quella, ed è per, diciamo, le istanze a carattere, cioè per le domande a carattere di stanza. Per quanto riguarda gli oneri istruttori, la Regione non ha previsto per il procedimento di AUA oneri istruttori, ci sono però oneri istruttori dettati dalle singole normative di settore, nelle linee guida non le abbiamo riportate perché ovviamente queste sono a discrezione da parte dei singoli soggetti competenti che possono cambiare e variare in base ai loro regolamenti. E quindi bisogna interfacciarsi direttamente con i vari soggetti competenti. La matrice, per quanto riguarda l'acustica, la matrice di impatto acustico viene indicata sempre obbligatoria, quindi l'AUA è dovuta per tutte le attività tenute ai sensi della legge 447/95. Nì, cioè nel senso che la norma di AUA prevede, il DPR 59/2013 prevede all'articolo 3,3 che è fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. Per quanto riguarda l'acustica, se la ditta non è soggetta a titoli abilitativi di carattere autorizzativo, può anche non richiedere l'AUA e quindi presentare l'acustica previo passaggio tramite sua direttamente al soggetto competente. E invece viene richiesta quale o nulla osta, quale comunicazione o dichiarazione di esenzione in base ovviamente alle attività previste dal 447/95 all'interno dell'AUA qualora ne facesse richiesta. Dottoressa, e allora lascio la parola. Prego, la dottoressa Russolo, prego. E ancora una parola sulla domanda posta. Le norme dovranno essere a pieno sostegno della semplificazione del processo pianificato. Sì, la semplificazione, quella amministrativa, quella organizzativa, anche quella tecnologica, si fondano sulla semplificazione normativa. Diciamo, la semplificazione normativa è alla base, come avete visto, anche dalla pianificazione del nostro progetto. E innanzitutto vi dico che bisogna migliorare ovviamente la qualità della nostra regolazione. Si parla in gergo di better regulation, infatti. Cioè, la semplificazione, quella amministrativa, quella degli altri tipi, organizzativa e tecnologica, si deve fondare su norme semplici, chiare, facili da attuare, da comprendere. Questo per il fine ultimo di quello che è il principio di certezza del diritto. Legiferare troppo e legiferare anche male può compromettere ovviamente il risultato, la certezza del diritto. Per cui sì, un'analisi del processo si deve fondare su una modifica di tipo normativo, che come però avevo
appunto descritto dal mio intervento, non è andata a modificare la sostanza del procedimento amministrativo che disciplina l'autorizzazione, nel nostro caso l'autorizzazione idraulica, senza quindi compromettere quella che è per noi fondamentale, la tutela ambientale. Ecco, mi prendo carico io della considerazione della domanda numero 8, che è molto bella, ma non potete proporre queste procedure alle altre regioni. Certo che sì, nel senso che noi siamo disponibili a raccontare ai colleghi che siano più favorevoli, più inclini magari ad adottare buone pratiche di questo tipo, siamo ben favorevoli a raccontare un po' meglio nel dettaglio il perché, il per come, il processo che ci ha permesso appunto di arrivare, che oggi abbiamo delineato nelle linee generali. Detto ciò, quindi massima disponibilità per chi volesse approfondire e fare come noi un percorso simile, fermo restando che adesso siamo in fase di monitoraggio, questo lo abbiamo sottolineato più e più volte, quindi correggiamo il tiro nel momento in cui qualcosa non funzionasse. Quindi anche qui ci vorrà un attimino di tempo, forse qualche mese, prima di poter concludere che nulla ci è sfuggito, che nessun rischio abbiamo sottovalutato e che non c'è bisogno di rettificare il processo perché funziona efficacemente e ha effettivamente garantito un miglioramento del servizio al cittadino. Un partecipante chiede perché da voi depuratori comunali non sono soggetti ad AWA, motivazioni normative. Sull'argomento abbiamo diciamo, approfondito la questione tra diciamo, i gestori del servizio di identità integrato, regione e quella volta anche le province, se inserire o meno gli scarichi provenienti dai depuratori di acqua reflua urbana all'interno dell'AWA e se è scelto di non, è stata proprio una scelta di non inserirle in quanto le abbiamo ricondotte ad attività direttamente finalizzate all'erogazione di un servizio pubblico. E in tal modo non ha un'attività di tipo produttivo che produce diciamo, un ritorno di tipo economico. Un'ulteriore domanda, qualora arrivi una domanda di AWA con cui vengono richiesti titoli quali le emissioni in atmosfera, ma non viene detto alcunché sull'impatto acustico, chiedete integrazioni. Quali almeno una certificazione rispetto dei limiti di non assoggettamento alla normativa sul rumore? Sì, ovviamente, nel senso che noi non possiamo sapere ovviamente diciamo, il tenore acustico dell'attività, ovviamente le aziende se non presentano l'acustica noi chiediamo di integrare l'istanza con o la relativa documentazione, qualora lo sia soggetto, oppure con una dichiarazione che sono tra quelle attività esenti. Perché non sono state inserite in AWA, come hanno fatto diverse altre regioni, autorizzazioni di scarichi acque reflue urbane, beh, ho già risposto prima, è stata una scelta. Una scelta basata sulla tipologia di attività ricondotta ai depuratori di acque reflue urbane. Perfetto, grazie mille. Mi sembra non ci siano altre domande e a questo punto siamo, vediamo, leggiamo quest'ultima. Sì, forse c'è quest'ultima domanda di Giovanni Pezzetta. Chiedo intanto alle relatrici se di leggerla e di
Chiedo scusa, dottoressa D'Agostini, ne vedo anche una di Rossi. Per quanto Sì? riguarda la classificazione di industrie insalubri, in che modo si correlano con l'AUA? Non so se rispondo bene, Francesca, ma la classificazione di industria insalubre è comunque un procedimento di competenza comunale che in Friuli Venezia Giulia rimane, quindi rimane anche perché non è che si sovrappone o viene assorbito, no, dalla procedura AUA, ma se vuoi rispondere tu con. Sì, la classificazione industria insalubre non rientra all'interno del procedimento di AUA, diciamo, un percorso parallelo all'AUA, al quale la ditta è tenuta ovviamente a richiedere al comune. Pertanto, nel momento in cui si richiede l'AUA, all'interno non c'è la classificazione di industria insalubre. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'ultima richiesta di spiegazioni da parte del dottor Pezzetta, lascio la parola alla dottoressa Feletic. Sì, dunque, vediamo, la leggo un attimo. Quando si parla di digitalizzazione dell'attività amministrativa, si dimentica il discorso dell'interoperabilità dei dati fra PA, chiave di volta per la semplificazione e realizzare il principio di trasparenza. Quando la collega Russolo prima accennava al fatto che nel 2018 tra le strategie regionali c'è il progetto di sportello unico digitale dei servizi, parlava in realtà proprio di questo. Quindi dell'interoperabilità tra sistemi di front-end e sistemi di back-office della pubblica amministrazione. Quindi non è oggetto del webinar, ma sicuramente la Regione all'interno delle sue strategie, oltre alla revisione dei processi di lavoro e alla digitalizzazione sul SUAP regionale, ha già cantierato e quest'anno avremo gli effetti, insomma, di questo cantiere, i primi effetti del cantiere. Ha cantierato, vi dicevo, lo sviluppo di una nuova architettura. Non si tratta di una piattaforma, di un software, ma si tratta proprio di un'architettura, un insieme di componenti che attraverso regole standard di cooperazione applicativa sarà in grado di parlare con con le piattaforme di front-end, con i sistemi di back-end, interni alla regione e quelli degli enti terzi. Quindi la domanda è perfettamente legittima, è tra l'altro un tema estremamente importante in questo momento in cui la transi di transizione al digitale si sente parlare per ogni dove e anche con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e naturalmente al programma Next Generation EU, alla programmazione europea 21-27. Oltre alla reingegnerizzazione dei processi, occorrerebbe una reingegnerizzazione dei dipendenti con una formazione obbligatoria svolta anche in alcuni anni. È esattamente quello che vi ho raccontato prima. Noi abbiamo avviato la formazione dal 2018, un progetto nato all'inizio come sperimentale perché non sapevamo quali potessero essere gli esiti e che ha avuto un tale successo, insomma un tale buon esito, che quel progetto sperimentale di formazione è divenuto permanente. Noi non l'abbiamo voluta rendere ancora obbligatoria e forse non lo faremo mai per scelta, perché noi preferiamo ingaggiare, cioè lavorare proprio sull'engagement delle persone, far capire alle persone l'importanza della formazione alla revisione e all'analisi dei processi di lavoro. La sua importanza non solo per lavorare meglio, ma anche come pregiudiziale per poter digitalizzare poi il servizio. Quindi assolutamente sì, la formazione è un qualcosa di fondamentale e che va attuato negli anni e sempre, diciamo così, rinnovato con percorsi di formazione base, approfondimento, laboratori periodici, in modo da ripassare continuamente i concetti. La trasparenza, non solo nel procedimento, ma nella gestione dei processi, affinché il cittadino comprenda quanto spesso le pubbliche amministrazioni abbiano difficoltà ad adeguarsi alle normative operative.
Beh, questo diciamo che è più una considerazione, magari che una domanda, comunque non si può non essere naturalmente d'accordo anche con questo assunto. Grazie. Grazie mille. Praticamente l'incontro si sta per chiudere, siamo ai saluti. Allora, io intanto ringrazio le relatrici di oggi, ringrazio chiaramente tutti i partecipanti e vi ricordo che le slide e la registrazione di questo incontro saranno a disposizione nel pomeriggio sul sito di eventi PA, nella pagina dedicata appunto a questo evento. Per quanto riguarda, vi ricordo, gli attestati di iscrizione, questi saranno rilasciati a quanti hanno partecipato almeno al 20% della durata dell'incontro. E in modo particolare poi saranno disponibili nei prossimi giorni sempre sul sito di eventi PA, possono essere scaricati autonomamente dalla voce i miei eventi. Un'ultima cosa, le risposte alle domande saranno poi messe a disposizione nei prossimi giorni, anche queste. Sul sito di Eventi PA, sempre sulla pagina dedicata appunto all'evento. Io ringrazio ancora tutti e tutte le relatrici, naturalmente, i partecipanti e vi auguro una buona giornata. Ecco le relatrici Monica Feletig, Giovanna Russolo e Francesca Goia per i saluti. Grazie veramente a tutti e a tutte. Grazie mille.